Via libera dall'Eurocamera All ICT, il testo che contiene le nuove regole UE per l'intelligenza artificiale. L'Aula di Strasburgo ha approvato con 499 voti favorevoli, 28 contrari e 93 astenuti il primo regolamento al mondo pensato per impressionare tecnologie come ChatGPT rispetto delle leggi UE e valori fondamentali per combattere la discriminazione digitale e prevenire disinformazione e l'uso di deepfakes. Il voto apre la strada alle trogoghe con i Paesi membri e la Commissione UE. Il primo negoziato è già previsto per questa sera. L'eurodeputato ha poi sostenuto il divieto totale di utilizzare tecnologie di riconoscimento biometrico con intelligenza artificiale in tempo reale nei luoghi pubblici. Bocciato l'emendamento del PPE che chiedeva inserire alcune eccezioni negli act consentire l'uso telecamere per il riconoscimento facciale nelle strade e nei frontiera dell'UE motivi sicurezza nazionale o in caso minori scomparsi. ANSA agenzia Commissione UE contro Google vendere parte dei suoi servizi pubblicitari l'Europa viola le regole della concorrenza. Google risponderemo di conseguenza le regole seguono un approccio basato sul rischio e stabiliscono obblighi per i fornitori e gli operatori sistemi di IA a seconda del livello rischio che può generare. Saranno pertanto vietati i sistemi di IA che presentano un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone, come quelli utilizzati per punteggio sociale. I deputati, rispetto al testo iniziale, hanno ampliato l'elenco includendo divieti sugli usi intrusivi discriminatori dell'IA, quali l'utilizzo identificazione biometrica remota in tempo reale a posteriori in spazi accessibili al pubblico, categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili, i predittivi polizia, riconoscimento delle emozioni utilizzati dalla polizia, nella gestione delle frontiere, nei luoghi lavoro negli istituti scolastici, l'estrazione anonima dati biometrici. Da internet o da filmati telecamere a circuito chiuso per creare database riconoscimento facciale. Il testo approvato dal PE prevede che nella classificazione delle applicazioni ad alto rischio rientrino anche i sistemi di IA che comportano danni significativi alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali delle persone o all'ambiente. I sistemi intelligenza artificiale utilizzati per influenzare i votanti e l'esito delle elezioni e i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme social media sono stati aggiunti all'elenco ad alto rischio. I sistemi IA generativa che si basano su questi modelli, come ChatGPT, secondo il testo, dovrebbero rispettare i requisiti di trasparenza, contribuendo anche a distinguere le immagini cosiddette deepfake da quelli reali, e fornire garanzie per evitare la generazione contenuti illegali. Dovrebbe essere pubblicata anche la sintesi dettagliata dei dati protetti da diritto d'autore utilizzati per la formazione. Frontiere abbiamo discusso seriamente la questione dell'uso.